La Badia di San Gennaro a Capolona, una storia millenaria, un convegno, ma soprattutto la riscoperta da dove nasce Capolona. Sì, è una giornata molto importante per il nostro territorio perché va a scavare nei secoli, nei millenni a questo punto della nostra storia per trovare le origini del nostro paese, del nostro territorio e attraverso lo studio di tutti i relatori che in questo momento stanno esponendo riusciremo a dare delle risposte a molte, mi auguro, a molti interrogativi che tutti quanti abbiamo, le nostre origini, e che ricostruendo le nostre origini possiamo assolutamente valutare anche le nostre condizioni attuali nel corso del tempo. E per questo obiettivo è stata assolutamente indispensabile, se non sì, assoluta, l'opera della Società Storica Aretina che attraverso le proprie competenze, le proprie conoscenze e tutto quanto ha potuto mettere in piedi questo convegno che sicuramente rappresenterà una pietra miliare per l'appunto per la nostra storia, per ricostruire la nostra storia. Grazie soprattutto anche alla famiglia Salvadori che ha dato la possibilità di fare questo convegno nel luogo, diciamo, più che naturale, dove effettivamente ha avuto inizio tutta la storia del nostro territorio. Un grazie anche agli sponsor che hanno creduto nella manifestazione, oltre alle istituzioni anche la ditta Caporali e Bruni che ha voluto partecipare alla realizzazione. Un luogo importante è questo della Badia che è stato riscoperto prima forse in Italia che dagli stessi abitanti anche del luogo, direi, perché è un luogo prestigioso, un luogo che ha già ospitato in altre occasioni anche concerti realizzati proprio con l'amministrazione comunale di Capolona e altri convegni. In questo caso la Badia, storia antica, storia però di oggi che naturalmente vuole essere parte anche di questo territorio. Ma penso che sia la cosa più giusta e più consona a quello che è l'ambiente, quello che è anche la struttura che per quanto ne sono a conoscenza io risale ancora prima del 1000 l'origine fino ai giorni di oggi, che noi però quello che abbiamo fatto nell'ultimo ventennio abbiamo dato risalto e abbiamo ristrutturato questa struttura che oggi è un vanto sia per la proprietà sia per l'amministrazione comunale che francamente credo che faccia molto piacere. Uno dei piaceri quando le persone arrivano, e lei è una di quelle che naturalmente accoglie, no? L'ospite in questo caso, che cos'è soprattutto che colpisce della Badia? Sicuramente la possibilità di vivere la storia e nel contempo anche di godere della natura, perché spesso magari le persone, anche se inconsapevolmente, non sanno qual è un'epoca, a che periodo magari appartiene un arco o magari un'altra parte del giardino, però in realtà percepiscono una bellezza e un senso comunque di pace e di tranquillità. Si unisce sia la storia che ovviamente la percezione del verde dell'ambiente. Oggi certamente non è la giornata migliore, però in ogni caso si può sicuramente fare una passeggiata nel parco e sentirsi improvvisamente rilassati e lontano comunque dal rumore, dalla città, cercare un attimo anche di meditazione, a mio avviso. Quindi insomma tutte le persone sono ovviamente benvenute e mi auguro che vengano a trovarci e noi siamo qui disponibili ad accoglierle. Veramente un bellissimo ambiente. Io mi ricordo quando voi l'avete inaugurata. Mi ricordo ancora quel giorno, ancora non erano finiti alcuni spazi ancora, addirittura dovevate terminare alcune cose. È stato un lavoro abbastanza laborioso e anche lungo, a parte l'impegno economico che non era da sottovalutare. Forse all'inizio era stato un po' anche l'incoscienza a mettersi in questa impresa che ci ha preso poi, piano piano ci ha preso la mano. Comunque oggi siamo grandi e diciamo così soddisfatti di quello che è stato la realizzazione e l'impegno che ci ha, con tanto sacrificio, oggi godiamo i frutti di questi anni
di restauro e di bellezza che oggi risulta che è Baia di Campoleone. Una curiosità, ma ci sono stati dei protagonisti che sono arrivati qui a Campoleone? Mi ricordo sempre una principessa che arrivò, che doveva a quell'epoca andare, faceva il concorso ippico, mi sembra, sto sbagliando? Mi ricordo che era veramente, era arrivata con tutti i suoi fasti, vero, possibili? Assolutamente sì, e aveva portato tutto il suo staff. E devo dire è stata una presenza estremamente gradevole, una persona comunque molto semplice, e per noi è stato un onore. Per altri personaggi abbiamo avuto, adesso si può dire a distanza di molti anni, George Clooney, e ovviamente all'epoca non voleva che le persone comunque lo avvicinassero, e fu una cosa veramente molto buffa il fatto che a un certo punto c'era una signora comunque ospite della struttura, si avvicinò a George, lo guardò. Lei secondo me assomiglia a un attore. E lui la guardò e era un po' imbarazzato. A un attore, un certo, ci pensò un attimo, non gli veniva nemmeno il nome. Sì, forse George Clooney, sì, lei assomiglia a George Clooney. E devo dire che lo staff chiaramente si mise a ridere, giustamente, e tutto il periodo del soggiorno a questa signora rimase il dubbio se fosse stato quello vero o comunque uno che forse vagamente aveva una somiglianza. E poi insomma anche altri personaggi italiani, mi viene in mente Guido Meda, che è stato qui con la famiglia, un ragazzo veramente gradevole. Ovviamente con mio marito ha trovato tantissimi argomenti in comune, insomma puoi immaginare chiaramente quali, e molti altri, insomma non vorrei adesso fare tutta la lista. La cosa bellissima, tanto naturalmente per dire chi ha accolto, ma la cosa importante è che fin dall'inizio hanno cercato sempre di scoprire qualcosa legato a questa propria badia. Ricordo il professor Armando Cherici, che naturalmente è arrivato qui le prime volte quando ancora non era stata restaurata, con le camminate di Castelluccio, quindi, e arrivava proprio per far capire dove erano i segnali di questa storia, ma ancora era da restaurare questo. E poi naturalmente oggi con la completa della società storica credo che sia fondamentale, quindi vi ringrazio molto. Noi ringraziamo la società storica Retina, ringraziamo il comune, ringraziamo tutte le persone comunque che hanno permesso oggi questa giornata. Per noi è un onore accogliere e sentire raccontare fatti e avvenimenti in maniera anche così approfondita, perché insomma per noi, come ho detto prima quando ho aperto il convegno ringraziando appunto della presenza, per noi questa è come la rosa del Piccolo Principe, una rosa bella, vanitosa, capricciosa e che ha bisogno comunque di tante attenzioni. Noi ne abbiamo date tante, ci fa piacere che anche altre persone abbiano dato le loro attenzioni e il loro impegno, quindi grazie di tutto e è veramente per noi un grande onore. Altra ricerca da parte della società storica? Sì, certo. I temi da approfondire sarebbero tanti, non tutti li possiamo fare. In questo caso è venuto un invito da parte del Comune di Capolona ad approfondire lo studio di questo luogo di grande importanza per il territorio aretino, e tra l'altro ha avuto una storia complessa che non era stato sufficientemente studiato, e quindi abbiamo colto l'occasione di organizzare una giornata di studio di carattere scientifico, e mi preme sottolineare che è il 10° convegno di questa natura in poco più di 20 anni di attività della Società Storica Aretina. Che cosa soprattutto ha incuriosito, che cosa soprattutto avete sentito così forte anche in questa realtà, no? Cioè la storia di Abbadia di San Gennaro, vorrei ricordarla a tanti che ci sono, la vivono qui nel nostro territorio anche ricordandola in un momento medievale, quando a Castelluccio viene fatta la rievocazione storica, e facendo questa rievocazione storica riportano i monaci che erano proprio della Badia di Campoleone. Però ecco quanto è importante. La singolarità della storia di questo luogo nasce nelle trasformazioni che ha subito, e d'altronde possiamo anche chiamare una sorta di adeguamento ai tempi che cambiavano e che cambiano, che gli ha consentito di sopravvivere. Ad un certo momento, all'inizio del Cinquecento, era ridotto in rovina, ritrova una veste che le consente alla struttura di sopravvivere, diventando villa patrizia della famiglia Bacci, e quindi una situazione completamente diversa a quella di partenza, che era un monastero.
poi anche per le note vicende della famiglia nobiliare, spesso il patrimonio decade, è stato rilanciato attraverso, per iniziativa della famiglia Salvadori, che l'ha acquistata e l'ha trasformato in un relè, quindi in una struttura nuovamente moderna e consona alla società in cui viviamo. I baci erano importanti in queste zone? Sì, i baci erano importanti, erano non solo in queste zone, ma erano una delle più importanti famiglie di Arezzo, famiglia patrizia del patriziato, che era composto da 70-80 famiglie. I baci erano la più numerosa delle famiglie di Arezzo, tant'è vero che a un certo momento, credo nel 600, si divisero in baci neri e in baci bianchi, perché avevano una progenie, e precedevano da questo punto di vista gli Albergotti, che erano la seconda famiglia, non come ricchezza di importanza, come numero, ma però il numero dei figli, prevalentemente maschi, allora assicurava la continuità della famiglia, era un fatto fondamentale anche per occupare le cariche, quindi per la loro presenza. Le famiglie patrizie di Arezzo si alternavano ogni due mesi al gonfalonierato di giustizia, che era la carica principale, guidava i priori erano l'esecutivo della città, quindi era il rappresentante legale della città, l'equivalente dell'odierno sindaco. Toccava al più vecchio della famiglia essere imborsato e poi estratto, tanti membri della famiglia Baci sono stati gonfalonieri di Arezzo. Questo naturalmente è un piccolo spunto di storia che ci preme anche ricordare, perché quando si viaggia e c'è uno stemma, ricordiamo lo stemma della famiglia Baci? Sì, lo stemma della famiglia Baci è un bandato con delle stelle e una testa di leone. Tra l'altro una piccola curiosità che vorrei ricordare, passando qui accanto proprio per Santa Margherita c'è la piccola chiesetta, che ormai quella veramente è rovina, e nella chiesetta e rovina c'è un bellissimo stemma in pietra serena della famiglia Baci, che è sopravvissuta al tempo, perché gli stemmi in pietra serena, ad esempio nel lato del Palazzo Comunale, ce ne sono due e non sappiamo che cosa rappresentavano. Perché la pietra serena si sgretola, non è una pietra forte, ma è una pietra che ha un'anima, dico io, e forse anche come l'anima. Il territorio, esatto. Tutti i territori hanno un materiale prediletto, che è quello poi più facile da reperire, e per il nostro territorio è la pietra serena, che purtroppo è fragile.